Eccoci qua, ben ritrovati a Una Finestra sul Mondo e oggi parliamo di matrimonio. Sì, perché vogliamo capire se c'è ancora qualcuno che al giorno d'oggi sogna di sposarsi. E poi è vero che il matrimonio è la tomba dell'amore? Beh, insomma, oggi cercheremo di capirlo. Innanzitutto partiamo dai dati. Secondo un'indagine Istat, in Italia ci si sposa sempre di meno. Nel 2019 sono stati celebrati 184.088 matrimoni, praticamente il 6% in meno rispetto al 2018. Ci si sposa sempre di più in comune, aumentano le prime nozze, ma soprattutto le seconde e i matrimoni con almeno uno sposo straniero. Infatti il 20,6% dei matrimoni riguarda uno sposo alle seconde nozze o addirittura successive. E poi sono stati celebrati circa 24.000 matrimoni misti, cioè in cui uno è uno sposo italiano e l'altro è straniero. Ma ormai, come sappiamo tutti, la maggior parte delle coppie preferisce non sposarsi, per diversi motivi. Beh, difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, il matrimonio ha un costo non indifferente e poi, insomma, si vuole maggiore libertà. Si stima che in Italia ci siano circa 1.370.000 coppie non sposate, di cui molte con figli. In tutto questo però sono diminuiti, per fortuna, le separazioni e i divorzi. Ovviamente tutta questa situazione è stata completamente ribaltata nel 2020, l'anno della pandemia. C'è stato un vero e proprio crollo dei matrimoni, ovviamente non si potevano fare feste, non si potevano fare assembramenti e non, insomma, si è rinunciato e si è rimandato il matrimonio a tempi migliori. C'è stata una diminuzione dell'80% per quanto riguarda i matrimoni e del 60% per le separazioni e i divorzi. Questo ha avuto delle gravi conseguenze per tutti coloro che si occupano dell'allestimento, no? Di un matrimonio, quali sono ristoratori, fiorai, parrucchieri, eccetera. Bene, adesso parliamo di unioni civili. Sono passati circa 5 anni da quando è entrata in vigore la legge sulle unioni civili in Italia, tra persone, unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto. La legge fu presentata allora dalla senatrice del PD Monica Cirinnà, ma non fu facile giungere poi alla sua definitiva approvazione perché ci furono molti oppositori. I motivi principali del dissenso riguardavano l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio e poi anche la stepchild adoption, ovvero la possibilità per le coppie, insomma, di adottare il figlio biologico dell'altro partner. Alcune delle argomentazioni usate allora contro le unioni civili, si ritrovano ancora oggi, contro il DDL Zan, un argomento di stretta attualità che se ne è parlato molto, soprattutto negli scorsi mesi. All'epoca cosa è successo? Beh, si giunse a un compromesso tra le parti. Fu praticamente stralciata la parte che riguardava la stepchild adoption e l'unione civile tra persone dello stesso sesso fu definita come una specifica formazione sociale. Bene, in Italia nel 2019 ci sono state ben 2.297 unioni civili, che in totale sono circa 12.000 da quando è stata approvata, insomma, la legge Cirinnà. Ma chiediamo a voi adesso, è giusto che due persone dello stesso sesso, unite civilmente, non possano adottare un bambino? E poi perché i giovani si sposano sempre di meno? Bene, come sempre il nostro inviato è andato al mercato di Rivarolo, ha fatto un giro tra le bancarelle, ha intervistato un po' di gente e vediamo un po' cosa gli hanno risposto. Lei è sposato e da quanto tempo? 61 anni. 45? E in un domani magari sì. Perché? Perché è una cosa sia religiosa che può essere sia religiosa che non, e quindi mi piacerebbe comunque farlo. Sono separato, sì. Ho due bimbi, due ragazzi ormai grandi dalla prima moglie e poi ho avuto un altro bimbo con un'altra donna. E nulla. Per adesso sono felicemente, diciamo, non sposato ma convivente, quindi e vado avanti così.
sto benissimo. Abbiamo fatto 10 anni esatti. Matrimonio in chiesa o in comune e perché? In chiesa, perché allora comunque si faceva in chiesa. Tutte e due, perché si usava a far così. Se non facevi così eri additato. Matrimonio in chiesa e in comune. In chiesa io lo vedo bene, cioè di come sono io in chiesa, sia che sia la prima volta che sia la seconda volta, va comunque bene lo stesso. Allora, io sono sempre stato dell'idea di farlo comunque in chiesa. In effetti la prima volta che mi sono sposato appunto l'ho fatto in chiesa, e perché comunque è una cosa solenne che secondo me deve esserci una sola volta nella vita. Oggi come oggi comunque, se uno trova una persona con cui sta bene, ho cambiato anche un po' idea, ecco. Oggi come oggi, anche solo per un fattore economico, comunque uno, se ripeto, trova una persona con cui star bene, può tranquillamente viversi la sua vita e amare la persona che ama e stare appunto, diciamo, convivendo senza andare a fare appunto la solita routine del matrimonio in chiesa. Quindi ho cambiato un po' idea, ecco, ultimamente su questo punto di vista, sì. Abbiamo fatto il matrimonio in comune, così, dopo tanti anni abbiamo deciso di convolare a nozze, ma abbiamo fatto il matrimonio civile. Chiesa e comune, perché? Perché siamo cattolici, una volta si usava prima a comune e poi in chiesa. Come mai i giovani d'oggi si sposano sempre di meno? Perché c'è troppa roba, quindi troppe distrazioni, troppe tentazioni e si cade nella trappola ogni tanto. Perché ma anche molti parenti, anche di solito i miei parenti, che dicono tante volte non sposarti, che fai una cavolata, per non dire altro, cose di questo genere. Nel senso, dipende anche molto dalla famiglia che sia dietro. Il problema è quello. Perché probabilmente, allora, innanzitutto sposarsi è un costo non indifferente, e oggi come oggi comunque si nota che appunto avere una spesa così grossa non è facile, se non ci sono genitori magari che possono aiutare, ok? I giovani di oggi, appunto, lavoro essendo precario e tutto il resto, si fa molta fatica. E per quanto riguarda il resto, si vede comunque che i matrimoni finiscono spesso male. E purtroppo i ragazzi, vedendo queste situazioni, secondo me ci pensano e dicono che magari forse è meglio aspettare. Comunque, secondo me ultimamente si stanno sposando un po' di più. C'è stato un periodo in cui appunto si sposavano proprio poco. Bella domanda. Secondo te? Secondo me vedono la vita com'è, vedono tutti questi personaggi che dopo poco si dividono, e quindi fare delle spese per il matrimonio che non è indifferente, mobili eccetera eccetera, e poi dopo non c'è la tranquillità come una volta eravamo più tranquilli, più sicuri, meno esigenze una volta, quindi oggi invece siamo abituati a tante cose, quindi a volte il matrimonio risulta stretto, diciamo. Poi una volta, anche per la libertà, diciamo. Una volta si sopportavano di più le cose. Adesso non si sopportano più, due bisticci, io me ne vado, l'altro se ne va, allora loro vedono queste cose in televisione, tutte queste cose, e cosa fanno? Hanno la paura di fare dei... Allora magari dopo 7-8 anni si possono anche sposare, ma inizialmente i giovani proprio sposarsi hanno poca voglia, magari le donne di più dei ragazzi, le donne sono più portate, però secondo me... È proprio l'andamento della vita che li porta a fare queste cose non belle, secondo me. Perché stanno bene così, quando si lasciano e si prendono, è così. Perché non ci sono più sicurezze. Una volta forse c'era qualcosa di più, si credeva di più forse in qualcosa. Adesso... Ci siamo persi. In Italia le persone unite civilmente dello stesso sesso per adottare un bambino non hanno gli stessi diritti delle persone invece unite in matrimonio. Trova giusta questa cosa oppure no? Ma secondo me ognuno, che siano omosessuali, che siano eterosessuali, possono avere comunque figli, nel senso che sia se li adottano che non li adottano, siamo tutti uguali in questo mondo, quindi... Tutti possono avere comunque figli, per come la vedo io. Sì, questa è una cosa che arrivati oggi, 2021, secondo me
ormai è dell'incredibile, perché in tutta Europa, nel mondo intero, si hanno appunto delle unioni tra sessi, e non vedo il perché in Italia non ci debba essere, o comunque ci devono sempre essere delle discordie, sia a livello politico che morale, ecco. E io sono dell'idea che se due persone si vogliono bene, vogliono appunto sposarsi o comunque stare insieme, se sono uomo e uomo, donna e donna, non c'è nessun problema. Io la vedo così, e ho, diciamo, appunto notato che, stando anche in giro, diciamo in Europa, che non hanno questi pregiudizi, ecco. Qui noi siamo invece purtroppo molto resti chiusi mentalmente, e questa cosa qui non va bene. Allora, per me possono ovviamente sposarsi due persone dello stesso sesso, per me non ci sono problemi. Il fatto di adottare figli, già l'argomento è un pochino più complicato, cioè lo vedrei, non lo vedo bene. Secondo me due uomini che possono adottare un bambino, ma le donne sono diverse, sì, secondo me riescono di più, però trovo che sia difficoltoso per due uomini avere un bambino, pulirli, cioè può darsi che mi sbagli, ma secondo me due donne penso che potrebbe anche andare bene. Gli uomini secondo me tribulano, non perché non li voglio vedere assieme, però magari non riescono, secondo me. Non sono tanto d'accordo, perché potrebbero adottare sia uomini e donne e donne. Perché come li guarda un uomo li può guardare una donna, secondo me. Allora, chiunque può mettersi con chiunque, i figli sono un'altra cosa. Non lo so, non è un problema troppo grosso per deciderlo una generazione. Forse bisogna abituarsi all'idea e poi piano piano si cambia opinione, come si sta cambiando con le coppie, magari fra qualche decennio si cambia anche su quello. Ci va un po' di tempo. Forse non siamo pronti, lo dicevo prima, quindi ci va un po' di tempo prima di fare questo salto, è un salto notevole. Quindi piano piano forse ce la faremo. Quindi sono d'accordo ma metto un appunto sui figli. Qual è il segreto per far durare un matrimonio? Ma oddio, un segreto sicuramente c'è, è quello di sopportare, sicuramente, e a volte, come si può dire, parlare, quello è importante, cosa che secondo me si fa ben poco. Tanti matrimoni finiscono perché purtroppo non si parla più, e tra cellulari, tra social e tutto quello che ne viene dietro, il colloquio col proprio partner secondo me è una cosa oggi difficile da avere, e spesso e volentieri appunto tante coppie si lasciano perché ognuno si fa i cavoli suoi, letteralmente parlando, e piano piano scompare tutto quello che c'è tra le coppie. Quindi. Allora, la stima reciproca sicuramente, che non deve mai venire meno, e la fiducia, e poi tanta pazienza comunque, sì. Tanta pazienza. Certo. Una volta cede uno, un'altra volta deve cedere l'altro, e non bisogna mai andare a dormire la sera con il muso dopo che hai litigato, alla magari sera, al mattino bisogna fare pace. Fare pace, andare a dormire con la pace, sereni. Pazienza, sopportazione da una parte e dall'altra, bisogna sopportare, perché se ogni pietra ci dà un calcio è finita. Adattarsi all'altro, a sopportare l'altro, ognuno ha i suoi difetti, e quindi bisogna accettare i propri e accettare quelli dell'altro. Tanta sopportazione, ogni tanto qualche baruffa, se no non vai avanti, e niente, si va avanti, il tempo passa inesorabile, non te ne accorgi. Andare sempre d'accordo come prima cosa, senza nascondersi le cose, quello sempre. Allora, vediamo un po' di fare un riassunto delle risposte. La maggior parte delle persone intervistate sono attualmente sposate, alcune coppie anche da molti anni, o comunque in passato sono convolate a nozze. Quasi tutti si sono sposati in chiesa, soprattutto perché una volta erano poche, no, le persone che si sposavano in comune, si usava così, e quindi tutti facevano in questa maniera. E poi alla domanda perché i giovani si sposano sempre di meno, beh, le principali risposte riguardano il fatto che al giorno d'oggi non ci sono più sicurezze, no? Il matrimonio, come dicevamo prima, è un costo, e poi si hanno troppe esigenze, e a volte addirittura
sono proprio i genitori, no? Che dicono ai figli di non sposarsi mai. Per quanto riguarda l'adozione dei figli, ci sono pareri contrastanti. Secondo alcuni, tutti possono adottare dei bambini, sia che a farlo siano due uomini o due donne. Altri invece ritengono che sia ancora troppo presto e che la società non sia ancora pronta a questo grande passo. Nessuno, per fortuna, mette in discussione il fatto che due persone dello stesso sesso vogliano stare insieme. Questo è molto importante. E poi i segreti. Quali sono i segreti per far durare un matrimonio? Beh, insomma, spesso hanno detto la pazienza, la sopportazione reciproca, la fiducia, e tutto questo è molto importante. Bene, allora oggi vorrei concludere, è arrivato il momento della frase, no? Vorrei concludere con una frase del celebre filosofo Hegel, no? Che riassume un po' quello, in poche parole, quello che abbiamo detto oggi, no? Abbiamo parlato di matrimonio, di amore, e quindi lui dice questo: l'amore è il miracolo per cui ciò che è due diviene uno. Grazie per averci seguito, ci vediamo come sempre la prossima settimana. Ciao!